Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, va bene tutto. Parto dal giorno e arrivo alla sera perché ovviamente poi questa puntata si potrà riguardare come tutte le altre sul canale Milanello. Abbiamo un grande ospite anche oggi. Saluto subito il padrone di casa, Andrea Longoni. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao Michael, un saluto a tutti e grazie all'ospite che però presenterà il nostro avvocato Nitti, che saluto. Facciamo un ping pong, avvocato. Al Ciao, sole buongiorno a oggi. tutti. Sono oggi sì, sono a casa però, eh. Sono a casa, sono al sole. Saluto Alessandro Bude, lo ringrazio di essere intervenuto. Lui che tra l'altro parte una carriera incredibile in Serie A, è partito dalle giovanili della nostra squadra, quindi mi sembrava giusto. E poi a lui, poi dopo mi piacerebbe anche chiedergli qualcosa sulla situazione, visto che era tra l'altro è testimone oculare perché lui è commentatore di DAZN e sapete, anzi voi due non lo sapete, ma io lo so, che era a Parma nella famosa partita interrotta e poi giocata, commentava appunto per DAZN Parma-Spal. Quindi poi magari gli chiediamo anche cosa pensa del momento. Assolutamente, lui che a Parma ha giocato, noi nella nostra locandina lo abbiamo inserito proprio in un contrasto con Marco Borriello in un Milan-Parma a San Siro, una spalla contro spalla direi non facile, Alessandro, quello con Borriello. Tu ne hai viste tante, a partire dalle giovanili del Milan, hai vissuto un grande Milan e poi hai confezionato 132 partite in Serie A, che non è mica poca roba. Tutto è partito naturalmente con i colori rossoneri, della quale sono sempre stato tifoso, quindi ho fatto lì tutto il settore giovanile, poi è iniziato il mio percorso. I primi anni soprattutto ero sempre in prestito dal Milan finché non mi ha venduto al Cagliari, quindi sono state sicuramente grandi esperienze. Sono stato anche vicino al ritorno in prima squadra, però ahimè ai miei tempi c'erano veramente dei fenomeni nel mio ruolo e quindi sono state occasioni che non si sono mai concretizzate, e quindi però perché davvero c'era gente molto molto forte che ha vinto anche tanto con quei colori addosso. Però mi Ecco, io permetto di dirti, no, ricordo volevo infatti anch'io dire, che sì, vai. potevi tornare al Milan. Ho una memoria, forse il periodo in cui giocavi, sto guardando anche il tuo curriculum su Wikipedia. Non so se quando giocavi forse tra l'Empoli e Parma si era detto che forse Budel poteva tornare al Milan. Era più o meno quello il periodo, mi sbaglio? Quello era un periodo, ma anche il periodo prima. Io ho fatto molto bene a Trieste in Serie B. Quindi io poi sono andato a Lecce a giocare e lì naturalmente sono andato là in prestito. Nel mio ruolo c'era Ledesma che era di proprietà del Lecce. E secondo me se io quell'anno lì avessi giocato un po' di più, con più continuità, poi io ero uno obiettivamente che nelle scelte era abbastanza istintivo. Cioè io volevo sempre giocare, quindi non avevo molta pazienza. Quindi avevo fatto 6 mesi a Lecce, che avevo fatto 10 partite, non tutte, non 20. E quindi sono andato a Genoa in Serie B, che era comunque una grande piazza, però andavo sempre dove mi ritenevo un giocatore importante su tutti i punti di vista, quindi perché mi piaceva giocare, sentirmi comunque leader all'interno di un gruppo, e quindi ho fatto sempre scelte per giocare e magari a volte aspettare un po' di più, attendere un po', magari poteva portare ad aprirti strade un po' più importanti. E quello, se io fossi forse rimasto a Lecce quell'anno e avessi giocato ancora un po' di più, magari avrei avuto la possibilità in più di tornare in prima squadra, ma c'è da dire che cioè, nel mio ruolo, quei tempi, prima c'era Albertini, poi il Pirlo della situazione, poi c'erano sempre veramente giocatori top. Quindi, naturalmente, lo spazio sarebbe stato poco, e quindi poi ho fatto tutt'altra carriera. Naturalmente, poi ho fatto tantissime altre belle esperienze. Sì, però dico io, Alessandro, se il Milan ti cede in prestito e quindi ti presta nel 2000 allo Spezia e ti vende nel 2005, è perché su di te comunque ti ha attenzionato tanto e sperava un giorno di poter riaverti a casa. Mi sembra che tu non sia stato poi, non abbia mai avuto la possibilità di giocare in quel Milan perché era troppo forte il Milan, non perché stavi facendo male tu. Infatti, torno a dire, io quegli anni lì poi comunque ho giocato tanto. Poi, dopo, quando c'è da dire che quando sei in giro in prestito, comunque non è mai facile, se poi la concorrenza ad alti livelli è altissima, quindi anche le piccole cose incidono. Naturalmente, se io nel ruolo ho un giocatore di proprietà, che magari siamo dello stesso livello, è normale che poi viene optato sempre a far giocare il giocatore comunque di proprietà, come mi era capitato a Lecce. Poi, gli anni dopo, io ho sempre giocato e appunto sono capitate le occasioni di rientrare. Poi sono state anche scelte che magari, come dici tu, il Milan è veramente talmente forte
che comunque tornare per poi andare via dopo 6 mesi perché non avevi giocato, secondo me non aveva neanche tanto senso. Quindi poi è arrivata l'occasione del Cagliari che mi ha comprato e poi ho giocato 3 stagioni di seguito in Serie A e da lì e poi è partita un altro tipo di carriera. Certo, avvocato. Ma io volevo, ho tante domande per Alessandro che peraltro conosco, quindi mi vengono, una è proprio su questa, partirei da questo aspetto qua visto che poi torniamo un po' all'attualità, no? Abbiamo visto ultimamente anche il Milan non credere tanto nei suoi giovani in una fase dove non c'è Pirlo a centrocampo, ma ha dei giocatori che sono allo stesso livello. Faccio l'esempio classico, proprio parlando del tuo ruolo di Locatelli, no? Che è stato mandato via, adesso è a Sassuolo e sta facendo benissimo, è uno dei calciatori, dei migliori centrocampisti del campionato. Forse il Milan, l'altro esempio, così ne faccio due o tre, l'altro esempio è Gabbia, no? Dove andiamo a prendere Musacchio a 18 milioni, quello che costate, e poi hai un ragazzo in centrale difensivo che può tranquillamente, e l'ha dimostrato, giocare. Non è che il Milan, proprio in questo momento, tra i tanti errori che ha fatto, perché non è una squadra competitiva, c'è stato anche quello di non aspettare i suoi giovani o quantomeno di puntare poco sul settore giovanile. Da dire che non sono mai scelte facili, perché io prendo il caso di Locatelli. Naturalmente giocare davanti a difesa nel Milan non è la stessa cosa che giocare davanti a difesa in tante altre squadre, anche di Serie A, perché comunque la responsabilità e le personalità che devi avere è davvero tanta. Locatelli di oggi, secondo me, è tutt'altro giocatore rispetto anche a Locatelli del Milan, perché comunque ha avuto una maturità in questo periodo e una crescita, secondo me, costante, è diventato veramente un giocatore importante. E secondo me, se fosse rimasto su tutto il tempo al Milan, tra il giocare e non giocare, un po' di fiducia sì, un po' di fiducia no, non sarebbe diventato il Locatelli di oggi, dove al Beh, Sassuolo poteva andare in ha avuto prestito, sì. però. Sì, vabbè, quello sicuramente, quelle sono altre scelte, poteva andare in prestito, fare la sua esperienza e poi rientrare. Adesso con Obiettivi Benasser lì in mezzo sicuramente. faceva una bella coppia di giovani, di ragazzi No, no, a giovani di qualità. me, ma io appunto per dirti che io su Locatelli comunque obiettivamente ci puntavo e devo dire che ha avuto una crescita incredibile. Cioè, Locatelli del Milan, naturalmente anche per l'età, non era continuo come lo è ora. Magari ti faceva l'esploit con la Vero. Juve e poi faceva la partita dopo che magari non faceva la stessa prestazione. Quindi, secondo me, è normale che le scelte che fai, c'è da dire che in questo periodo obiettivamente il Milan potrebbe permettersi un po' di puntare un po' più sui giovani, perché non è che ha dei campioni in tutti i ruoli e giocatori che fanno la differenza veramente in ogni ruolo. Quindi, secondo me, un po' più di spazio potrebbe darlo. Io vado Ecco, comunque vai sempre a Andrea, sì. memoria, Alessandro. Io ricordo comunque tue partite contro il Milan ed erano sempre toste. Poi forse un periodo c'era il Milan che giocava contro anche i suoi ex e segnavano puntualmente al Milan. Tu non avevi esattamente il gol come Allora, caratteristica, abbiamo però perso. ricordo o che avevo paura che mi segnavi in quella partita, forse con l'Empoli, non so, questo ricordo, o che avevi sfiorato il gol comunque al limite dell'area. Io ho questa immagine. Comunque eri uno di grande quantità. E ti chiedo se anche tu hai questo ricordo, anche su questo mi sbaglio. E poi chi è il giocatore più forte con cui hai giocato o ti sei allenato magari al Milan e quello più forte contro cui hai giocato? Vabbè, quello naturalmente di tante belle partite col Milan sono state, le ho fatte, soprattutto quando giocavamo magari in casa nostra, perché obiettivamente a San Siro in quel periodo hanno preso anche tanti di gol, con tutte le squadre con le quali sono andato a giocare, perché veramente era complicato giocarci contro, perché poi io in mezzo, mi ricordo solo l'esordio che ora Lecce a San Siro giocavano in mezzo a campo, c'era, se non ricordo male, non aveva giocato Gattuso in quella partita, aveva giocato con Rui Costa mezzala destra, Sidov mezzala sinistra, andata a difesa Pirlo e a tre quarti Kakà. E nel secondo tempo è entrato Gattuso, che mi ricordo quando veniva a pressare di via anche il terreno che si muoveva sotto i piedi. Cioè, era veramente un Milan top, ed era veramente complicato giocarci contro. Per quanto riguarda i ricordi di giocatori più forti che erano al Milan in quei tempi, ce ne sono tanti. Io mi ricordo solo di Desailly, quando io mi aggregavo in prima squadra, che era veramente, mi ricordo che quando lo guardavo era una statua, cioè mi ricordo veramente che sembrava di vedere il bronzo di Riace, sembrava di vedere, era un fisico che era una cosa eclatante. Poi c'erano tanti, cioè mi ricordo che mi portava a casa Weah, cioè un giocatore strepitoso anche per quei tempi, c'era Boban, c'era Albertini, c'erano giocatori veramente, faccio fatica, Maldini, Costa Curta era uno che veniva sempre con il Primavera, scherzava, rideva, era al di là credo anche dei giocatori, penso che fossero anche di uno spessore umano di veramente top, che quello comunque è quello che li fa differenziare essere dei campioni rispetto a poi fenomeni che poi rimangono
fenomeni, ma non poi tutto tondo, ecco. Questi certo. Sono campioni fuori classe vera. Il giocatore più forte con quale ha giocato insieme, ce ne sono stati tanti, perché poi ha giocato Antola, Morfeo, giocatori veramente uno più bravo della... Ma secondo me se c'è... Io ho giocato con Vucinic, che aveva 19 anni a Lecce, e io credo che Vucinic abbia buttato via una carriera. Era veramente... Vedeva il calcio un secondo prima degli altri, era... A me ricordava un sacco Van... Io poi ero tifoso del Milan da piccolo, mi ricordava Van Basten, nelle movenze, di quello che riusciva a fare. Però aveva un po' la testa matta e secondo me non è riuscito mai a esprimere il suo vero talento. Grazie. Vucinic ha fatto veramente buone cose alla Juventus. Mi ricordo quella finale, anzi quella semifinale di Coppa Italia, noi allo Juventus Stadium, Vucinic che da fermo tira da 50 metri dopo aver vinto 2-1 ai tempi regolamentari, quel Milan di Maxi Lopez con Pippo Inzaghi infortunato e Jamel Mesbah che aveva fatto quel gol pazzesco di colpo di testa in tuffo, vi ricorderete sicuramente quei gol in Coppa Italia, e mi ricordo il gol di Vucinic che spense ogni nostra speranza di finale di Coppa Italia. Senti Alessandro, c'è un giocatore di questo Milan che ti ha colpito? Sì, ma a me obiettivamente mi è piaciuto Bennacer. A me piace vedere molto quello che facevo io, quindi alcuni giocatori che giocano mi piace notarli, vederli. Obiettivamente mi ha stupito anche la personalità che ha, e mi è piaciuto obiettivamente. E poi un altro giocatore che è super, che ho già commentato l'anno scorso in Spagna, era Teo Hernandez, che per me è un giocatore strepitoso. Ancora affronta ruolo un po' la spagnola, quindi lascia un po' tanti spazi alle spalle, perché comunque in Spagna sono abituati a spingere molto con i terzini e a lasciare campo dietro, però credo che sia un giocatore sulla quale puntare e mi auguro che il Milan ci investa parecchio. Senti, com'era Ancelotti sul campo? Com'era Ancelotti sul campo? Hai mai avuto modo di... Perché comunque tu hai iniziato 5 ritiri col Milan, perché poi il prestito molto spesso non si concretizza prima dell'inizio delle attività, ecco. Ho fatto di iniziare il ritiro. Io andavo sempre stato partito già con le squadre. Per quindi, fortuna, a quel punto di vista lì, le squadre, appena finiva la stagione, avevo già l'accordo per quella successiva e non mi è mai capitato di iniziare un ritiro. Quindi Ancelotti come allenatore non ho mai avuto l'occasione di vederlo sul campo. L'ho sempre avuto da avversario, ecco. Non sono mai riuscito a conoscerlo e a vederlo dal vivo. Vai, avvocato. Vabbè, tra l'altro ieri parlavo con un presidente di una squadra e mi ha detto che aveva visto proprio quello che dicevi tu, Alessandro, ha visto il Milan quest'anno un paio di volte, ma ha detto che Bennacer per lui è impressionante, cioè veramente fortissimo, non pensava neanche lui, cioè esattamente le tue parole confermate. Invece ti volevo chiedere, tra l'altro mi diceva col Parma, mi è piaciuto tantissimo, adesso non mi ricordo nello specifico la partita che fece Bennacer col Milan contro il Parma, però mi sottolineava quella partita. Invece ti volevo dire cosa pensi della situazione, tu eri lì a Parma, in Parma Spal, e quindi c'è stato un po' di confusione, diciamo. Cosa pensi di ripartire? E se secondo te poi bisogna finirla a tutti i costi, oppure era meglio magari ridurre il rischio cominciando un po' più avanti, facendo magari solo una sorta di playoff e playout? Naturalmente io ho vissuto quella partita lì, che era stata l'ultima prima della chiusura di tutto quanto, del lockdown, e non è stato facile, perché anche lì siccome loro non sapevano bene a cosa andavano incontro e ancora le decisioni non erano state prese, quindi c'è stata veramente molta confusione. Quello che penso io riguardo alla decisione di andare avanti o no, io credo che comunque il campionato non debba essere né congelato, né fatto finire qui, né playoff, né nulla. Io penso che sia giusto riniziare da dove abbiamo lasciato, che poi non si possa andare a giocare tra un anno, ma bisogna farlo il più presto possibile, questo è normale, bisogna naturalmente salvaguardare la salute di tutti quanti, dei giocatori, degli staff medici, staff sanitari, della gente che ruota attorno al calcio, e quindi penso questa sia da salvaguardare in primis. Però se si può e se si riuscisse, io credo che sarebbe giusto ricominciare questo campionato da dove l'abbiamo lasciato. Andrea. Leggo tantissimi messaggi. Una mia curiosità, che però è anche quella di Fabrizio,
Secondo te Bennacer, ne parlavamo prima, deve fare il regista o si esprimerebbe meglio come mezzala, che poi è il suo ruolo con la nazionale che gli ha permesso anche di diventare miglior giocatore di Coppa d'Africa, oltretutto vincerla. Tu lo vedi lì bene oppure lo sposteresti? Io lo vedo bene da regista, però può anche, siccome fa la mezzala, un po' come lo stesso Sensi dell'Inter, è partito dal ruolo di regista, ha sempre fatto quel ruolo, adesso Conte lo fa giocare da mezzala con ottimi risultati, quindi sono quei giocatori col baricentro basso, con grande qualità, che possono avere anche l'inserimento, che sanno tenere bene la palla, non la perdono mai, hanno comunque visione di gioco. Dipende dalla partita, secondo me. Nelle occasioni nella quale non ti serve tanta fisicità lì davanti alla difesa, dove magari hai spazio, dove ti serve comunque uno più rapido per giocare, credo che lui sia adatto. Se magari hai bisogno invece di una partita dove ti serve più fisicità lì davanti alla difesa, magari uno che salta di testa, uno, puoi optare per lui mezzala con un altro giocatore lì davanti alla difesa. Quindi secondo me lo puoi cambiare, anche perché comunque puoi fare anche il regista da mezzala. È normale che non hai gli stessi risultati, però ti puoi comunque adattare. Ibrahimovic lo confermeresti? Gliel'ho chiesto prima della diretta, però. Obiettivamente io su Ibrahimovic ero un po' scettico prima dell'arrivo, perché anch'io. Ibra sono un grandissimo estimatore e io credo che sia stato un esempio forte attaccante che sia stato in Italia. Sì, sì, l'ho affrontato. Com'è? Parecchie volte. Tanta roba, è forte, è veramente un giocatore strepitoso, tra quelli con cui ho giocato contro penso sia uno dei più forti, ma anche il modo in cui ti guarda nel sottopassaggio, da quella presunzione, non da quello che poi è presuntuoso e non fa, da presuntuoso che poi comunque ottiene anche quello che vuole, quindi quella presunzione bella, positiva, di uno che è convinto di quello che va a fare e di se stesso, quindi credo che sia un giocatore davvero forte su tutti gli aspetti. Ed è un po' secondo me quello che l'ha fregato ad altissimi livelli, quando magari lui è sempre creduto magari forse in realtà, quindi quando si deve poi confrontare con Messi, Ronaldo, con i top player del mondo, magari lì gli manca qualcosa, secondo me, perché secondo me come qualità è a quei livelli assolutamente. E secondo me per il Milan è, io lo confermerei tutti i costi, ma ero scettico all'inizio perché no, io naturalmente Ibrahimovic che abbiamo visto qualche anno fa, quello di adesso naturalmente non è lo stesso come prestazioni, però ha fatto fare un salto di qualità a tutti i suoi compagni di squadra, quello è stato incredibile. Io credo che il Milan sia cambiato totalmente nei suoi compagni, perché comunque le prestazioni che ha fatto il Milan dopo con lui, sembrava che quasi si fossero levati delle responsabilità a tutti i suoi compagni di squadra e lui si fosse preso, soprattutto sotto l'aspetto mentale, la squadra sulle spalle. Tra l'altro volevo dire, tu l'hai commentato Ibra quest'anno come con DAZN? Non sono riuscito. No, volevo dire, però, hai detto una cosa secondo me interessante, uno spunto molto interessante, è proprio la fotografia del Milan, no? Adesso, proprio perché l'hai detto tu, no? Che hai detto che forse in alcune squadre adesso d'alto livello sarebbe un po' scomodo per il suo modo di fare, un po' guascone, anche quelle sue aree di superiorità che fa ridere, però mentre invece nel Milan, che non ha ovviamente, non è una squadra d'alto livello in questo momento, può invece veramente fare e tirare fuori agli altri che vedono nel loro condottiero insomma anche un parafulmine in certe situazioni. E poi comunque il Milan è una squadra che ha difficoltà qualche volta anche nell'uscire palla al piede, no? Abbiamo visto tante volte con tentativo da tempi di Gattuso di uscire con Donnarumma che palleggia tutto, quando sei in difficoltà sei molto pressato, buttare la palla su e avere uno che comunque te la difende, ti fa salire la squadra, è tanta roba. Mi viene da ridere per quello che hai detto, perché mi viene in mente l'intervista di ieri di João Pedro del Galaxy, no? Che ha detto che era il giorno del suo compleanno e si stava facendo la partitella finale e l'allenatore dei Galaxy è andato lì e ha dato la palla, oggi palla João Pedro che è il suo compleanno, no? E Ibra è arrivato lì, ha strappato via la palla all'allenatore e gli ha detto la palla la tengo io perché tutti i giorni è il compleanno di Ibrahimovic, no? Questo è per dire come è il suo modo di approcciare alle cose della vita, però ecco, quel momento nessuno dice niente, anche i Galaxy era una stella, tutti zitti e ci si allena, ma dà anche il senso di voler vincere sempre, di avere uno spirito sempre di un certo tipo, anche nella partitella, no? Per me è un esempio su tutti gli aspetti, credo che abbia da insegnare tanto, al di là delle qualità, che comunque lo aiutano poi a rendere fattibile il suo pensiero, ma poi è un campione, ha vinto tanto, quindi anche questo gli rende onore, potrebbe benissimo andare in Svezia o nella sua isola privata, star lì sereno, leggersi il giornale, senza pensare a nulla, invece è ancora lì che battaglia e ha da insegnare ancora tanti valori
a gente che magari deve fare ancora tanta di strada rispetto a lui. Io una curiosità... Vai, vai Andrea. No, no, prego, prego Michael. No, volevo, ero curioso, chi ha avuto come allenatore Alessandro? Ne ha avuto, è stato l'anno dei Giampaolo che si sono affacciati al grande club, il filosofo un po' visionario, un po' con le idee strane, e non è andata bene. Tu chi, hai conosciuto, hai avuto sulla tua strada qualche grande allenatore che magari aveva delle idee bellissime che non ha potuto esprimere altrove, o hai avuto anche allenatori che poi sono cresciuti, sono esplosi? Hai fatto, io ho avuto uno dei più bravi allenatori che ho avuto nella mia carriera, Giampaolo, e comunque l'ho avuto a Cagliari e l'ho avuto a Brescia due volte, io ho un bellissimo rapporto anche con lui. Io ho fatto in tempo, ti dico la verità, non ho fatto in tempo a collegare gli anni, perché ho visto la tua carriera, ho visto le tue foto al Milan, ce ne sono pochissime, ma le ho trovate, della primavera. Sono andato a vedere la formazione di quella primavera lì e sei uno dei pochi che ha fatto strada. L'altro, manco a dirlo, è un difensore che l'avvocato Nitti conosce molto bene, che è Ferri, che era tuo difensore centrale in quel Milan al Viareggio. Poi pochi si sono meritati la pagina Wikipedia di quel Milan, e tu sei uno di quelli. Poi non ho fatto in tempo a vedere il collegamento. Ferri è stato, scusa, un secondo anche su, Ferri è stato un grande difensore, ha fatto tantissime partite in Serie A. Non ho fatto in tempo a fare il collegamento. L'ho sentito oggi Ferri, per esempio. Saluto, lo chiamo anch'io, lo saluto. Io lo dico. No, Alessandro, è stato con me alla Pro Patria, è stato il capitano mio della Pro Patria, quando ero alla Pro Patria. Ecco, non ho fatto in tempo a collegare gli anni poi di Brescia e di Cagliari con Giampaolo, infatti te l'ho tirato lì, a caso ho detto magari l'ha avuto proprio. Mo sono curioso, ma che è successo? So, io ho provato anche, tra virgolette, a parlare al mister, probabilmente gli manca questa esperienza per entrare nei giocatori, è la prima volta naturalmente che allena con un grande club. Tu puoi avere qualsiasi tipo di squadra di rosa all'interno, ma quando alleni il Milan è comunque il Milan, cioè anche se fossi in Serie B, in Serie C, il Milan è sempre il mio, quando lo vai ad allenare è comunque una grande squadra. E naturalmente le esigenze che ha una società di questo tipo sono diverse da quelle dove lui ha allenato fino ad oggi, anche se sono grandissime società. Quindi già questo sotto l'aspetto mentale cambia, e probabilmente secondo me un attimo più di tempo andava dato anche a Giampaolo, perlomeno visto che era comunque non in transizione, il Milan non penso che sia da quando che poi dopo Pioli ha fatto un buon lavoro, ma non è che dopo il Milan adesso può andare in Champions, quindi secondo me poteva dare un attimo ancora più di tempo a Giampaolo e vedere veramente cosa poteva tirar fuori da questi giocatori, ma sicuramente lui qualche errore l'ha fatto e probabilmente questa esperienza gli servirà se dovesse ricapitare in un'occasione così in futuro, ma ti assicuro che lui in campo è davvero bravo, è veramente, secondo me è il più bravo che ho avuto. Poi nello spogliatoio gruppo, probabilmente manca qualcosa. Ah, ecco. Ma nello spogliatoio a Cagliari aveva delle carenze obiettivamente, perché ancora non era, secondo me, il Giampaolo che ho conosciuto a Brescia, che lui ha avuto una carriera strana, perché lui è arrivato dopo Ascoli, è arrivato subito in Serie A ed era uno degli allenatori più quotati in Serie A. Poi a Cagliari è stato già lo cercava quasi la Juve, se avesse fatto bene a Cagliari sarebbe andato già in una grande squadra. Poi dopo non ha fatto bene, ha avuto dopo occasioni ancora, mi sembra, a Siena e altre squadre di Serie A, ma non è mai riuscito a esplodere. Poi è venuto a Brescia ha avuto quel problema con i tifosi, che noi quell'anno lì con lui saremmo andati in Serie A sicuramente a Brescia. Poi ma quando è scappato? Sì, quando è scappato. Sì. E da lì lui è andato in C ad allenare, quindi dopo è andato per rifare dal Cremonese. Basso per poi arrivare alla Cremonese. Sì, dalla Cremonese. È andato poi il progetto, lì ha fallito perché c'era una bella squadra, un bel progetto e non è riuscito a portarla in Serie B. Quindi lì ha toccato il fondo lui, però poi ha avuto sempre, perché poi se lo vai a vedere ha comunque delle grandi idee, naturalmente. Come, io non voglio dire, De Zerbi di turno, tanti lo criticano, però lo vedi che ha un'idea di gioco quando vedi il Sassuolo giocare. Che a uno piaccia o non piaccia, ma sono allenatori che danno qualcosa. No, ma sai cos'è Ale? Scusami, posso dirti questa cosa? Una delle critiche che gli muovo, io la penso come te, e tutte le persone che l'hanno conosciuto dicono le cose che dici tu,
c'è un po' di mancanza di esperienze. Quello su cui è caduto molto, e secondo me in una grande squadra devi avere anche questa capacità, guarda, l'hanno dimostrato due grandissimi, ti faccio un esempio facile, Allegri e Sarri. Sarri è andato per il gioco totale, poi ha completamente cambiato le cose, ma prima arriva la squadra, la Juve, ti devi anche rendere conto del contesto. Sarri aveva allenato anche il Chelsea e il Napoli, quindi ci è arrivato con un'esperienza di un certo tipo. Però nel momento in cui vai in queste realtà, secondo me non devi pensare da solo e avere dei dogmi dai quali non ti devi muovere, dei macigni, devi anche farti aiutare. Ti faccio un esempio in particolare, no? Ed è due in realtà. Il primo è legato a uno degli episodi verso la fine dell'esperienza milanista, no? Quando stanno per fare il mercato e decidono che André Silva deve andare via, no? E quindi probabilmente il giorno dopo andrà via in scambio, e quindi così dicono le cronache, poi la realtà può essere anche un'altra. Gli dicono: guarda, non farlo giocare perché se si rompe non può andare via, non possiamo fare la partita. E lui puntualmente invece fa giocare titolare André Silva, quindi andando contro anche le direttive di Boban, che aveva già preso un accordo per la cessione. Cioè, secondo me, sai, quella cosa lì vuol dire anche, cioè, poi lui dice: l'ho visto bene, quindi non mi interessa. Sì, è vero che l'hai visto bene, ma se fosse fatto male avresti compromesso una parte della stagione del Milan, probabilmente non sarebbe arrivato Rebic, eccetera eccetera eccetera. Cioè, intendo dire che bisogna anche un po' essere, non dico sempre, ma un po' aziendalisti, cioè ascoltare anche gli altri. Lui tra l'altro aveva di fianco magari non dei grandi dirigenti o dei grandi allenatori, ma tutti e tre, Massara che conosci bene, Maldini e Boban, gente che comunque la loro esperienza da calciatore l'hanno fatta. Tra l'altro Massara penso che sia stato allenato anche da lui a Pescara, eccetera eccetera, quindi avevano anche un legame forte, no? Ecco, secondo me è mancato un po' nel rapporto con quelli che l'hanno voluto. Perché non posso pensare che il Milan si presenti a Udine e non faccia neanche un tiro in porta o abbia dei macigni, no? Dove i giocatori che se non sono in forma giocano per forza, che ha deciso lui. Scusa lo sfogo, ma è quello che pensano tanti tifosi del Milan. Può essere, allora, un suo difetto secondo me che può avere è che a volte è troppo integralista, cioè se lui parte con un'idea, e naturalmente in una grande squadra ti devi comunque un po' adattare ai giocatori. Lui, il suo modulo era il 4-3-1-2 fin dall'inizio. Secondo me il mercato del Milan non è stato fatto per il 4-3-1-2 assolutamente, perché poi il trequartista Gianpaolo non gliel'hanno mai preso, perché poi doveva giocare con Paquetà, ma Paquetà non ha, secondo me non ha nulla del trequartista. Cioè, ha provato Suso 200 volte. Ha provato Suso 200 volte, a Suso togli la linea, è un giocatore che, cioè, a cui viene mancare tanto, perché comunque è abituato a rientrare, a vivere in quella zona di campo, quindi non lo puoi stravolgere a una determinata età come giocatore. Quindi secondo me già la partenza che ha fatto a Udine in quel modo, da integralista con quel modulo, secondo me è stato già una partenza un po' falsata, quindi già lì ha precluso un po' il suo avvio di stagione, e da lì poi anche alcuni errori che poi, come dicevi tu, di scelta, che naturalmente devi essere come un po' aziendalista. Io anche, però non è facile esserlo, perché io sono stato nel calcio tanto tempo e la visione da aziendalista ce l'hai poco quando sei dentro a un campo, quando sei... Io adesso ho un'azienda e riesco a capire tante dinamiche che prima non ci sarei mai riuscito ad arrivare, e quindi posso capire tante cose. Quindi chi ci arriva prima, certe dinamiche... Okay. Certe dinamiche, io lo sentivo. Sì, sì, anche io lo sentivo. Guadagna qualcosa sugli altri. Andrea, Intanto Michael, se non so se riesci a recuperarla, sto guardando anche attraverso il mio PC, su Google ci sono un paio di foto molto belle. L'avvocato Alessandro, siamo rimasti io e te. Allora, ci siamo. Ma sei tu che non ci senti, Michael? Noi ci siamo. No, ragazzi, ragazzi, vuoi far fuori? Io non vi vedevo. No, io non vi vedevo, proprio schermo nero. Esclusiva, no, avvocato. Io vedo tutti. Schermo nero. No, schermo nero col buffering. Ci siamo. Avevo dato la parola. Ci siamo. Dicevo, prego. Michael, se riesci ad ascoltarmi e riesci a trovarle su Google, ci sono un paio di foto molto belle di Alessandro che combatte a centrocampo, una con Gattuso e una con Seedorf, quando giocava nel Cagliari, le sto vedendo sul PC, sono molto belle. E poi volevo chiederti, a proposito di allenatori, chi sarebbe secondo te l'allenatore ideale per il Milan dell'anno prossimo, e se hai delle referenze su questo tedesco Rangnick che dovrebbe diventare allenatore del Milan? Rangnick non lo conosco benissimo. L'ho visto poche volte giocare le sue squadre, quindi non ho una grande conoscenza, vi dico la verità.
E come allenatore del Milan, guarda, io dico la verità, io speravo arrivasse quello dei colori opposti ai nostri, Conte, al Milan. Anche noi. Io speravo davvero arrivasse un allenatore di quel tipo, perché secondo me lui per la rinascita delle squadre è un allenatore top, perché comunque dà una mentalità, riesce comunque a valorizzare al massimo giocatori anche normali, non da grande squadra, riesce a fare rendere, e quindi credo sia un attore top. Poi se dovessi vedere uno che a me tornava prima, che a me piace in questo momento, che ha idee innovative, che può essere una scommessa, secondo me lo stesso De Zerbi può essere un attore sulla quale in un futuro può puntare. Scusa Ale, ti posso fare una domanda? Ma tu l'allenatore? Però mi piace. Hai fatto un sospiro, hai fatto il corso. Però no? Pisalo eri, no? Vabbè, ma io sì, ho fatto 20 giorni l'allenatore lì con Damiano Zenoni, che è nata un'opportunità l'anno scorso, sono andato là con lui, abbiamo fatto i playoff, mi è piaciuto tanto, cioè io ho sempre vissuto di calcio, pane calcio, perché è la mia passione. Poi quando ho finito di giocare, cosa mi ha messo? Mio padre mi ha tirato naturalmente qualcosa, anche lui si è fatto un mazzo così tutta la vita, ha un'azienda, quindi ho optato un'azienda per bellissima, tra l'altro Andrea, un'azienda bellissima di che cosa? Quindi così... è di moda, abbiamo un'azienda di pelletteria, diciamo, legati alla moda, lavoriamo per grandi brand, quindi è un'azienda di moda, quindi è confermo. Tra l'altro scusami solo per fargli un po' di pubblicità, azienda di moda italiana che produce in Italia e in Lombardia, quindi in questo momento da sostenere al massimo, e gli faccio i complimenti a lui e a tutti i suoi manager, le persone che lavorano con lui. Come si chiama? Budel? No, parte dell'azienda. Manifatture Lombarde, manifatture Lombarde. Manifatture Lombarde. Senti, Alessandro, quindi, Tonali no, stava rispondendo Milan. Però, Michael. Sta finendo. Son per. È sull'allenatore, oh. Dicevo, no, sono rimasto, mi piacerebbe tanto. Purtroppo poi già è importante che sia rimasto legato al mondo del calcio commentando partite. Questa è veramente una fortuna, perché davvero senza calcio stavo comunque male, perché poi ho visto di quello per una vita, mi piace parlarne, mi piace vederlo, mi piace ancora giocarlo, anche se la corsa non è più quella di una volta, però è sempre una cosa positiva. Tonali è uno da Milan, Alessandro? In prospettiva può essere sì, uno da Milan, secondo me lo è, però sono curioso di vederlo comunque in una squadra di Serie A di medio alta classifica, e che faccia ancora un campionato importante, perché comunque viene da una stagione non positiva della sua squadra, quindi sarei curioso di vedere un attimo ancora in un'altra squadra di Serie A, magari di livello un po' più alto rispetto al Brescia. Tra l'altro dovresti chiamarlo per dirgli che tu non hai potuto giocare nel Milan in Serie A, ma ha fatto un percorso simile al tuo, nel senso che lui è tifoso del Milan e ha giocato a Brescia, per cui fagli una telefonata e digli guarda, scegli il cuore perché secondo me è un giocatore forte, eh. Sì, sì, no, certo. Lui però ha una grande volontà, tifosissimo da sempre, come hai detto tu, che sei anche tu, del Milan. Quindi tifoso del Milan, che arriva da Brescia, che è una città tra l'altro gemellata col Milan, e che vuole anche il Milan, io spero che Cellino non lo venda alla Juve o all'Inter, ma faccia anche una scelta di cuore, perché penso che poi alla fine la differenza la fa un po' anche il giocatore, no? Se il Milan e Elliot riescono ad andare a pareggiare l'offerta, poi di solito i giocatori scelgono anche il progetto, no? Lui il progetto lo compensa col tifo, quindi l'ingaggio il Milan penso che lo possa raggiungere. Aspetta, fatemi finire il ragionamento. L'ingaggio lo raggiunge anche il Milan, non stiamo parlando di uno che non guadagna grandi cifre, non penso che gli vanno a dare 6 milioni di euro all'anno all'Inter e alla Juve, gli danno una cifra intorno ai 2 milioni di euro, questo è il numero, è il numero che rientra tranquillamente anche diciamo nell'ambito del fair play del Milan barra nel tetto che si è dato il Milan, soprattutto i giocatori giovani. L'altra cosa è il prezzo, secondo me Elliot, se vuole investire sui giocatori giovani un po' di soldi li deve spendere, magari anche nell'ambito di qualche cessione eccellente, e io andrei a puntarci in maniera forte, a quel punto matchare il prezzo degli altri. Poi scusami, farei un ragionamento all'Alessandro Budel: se vai all'Inter o vai alla Juve non è detto che giochi, al Milan giochi sicuro, cioè vai a fare magari uno o due anni di panchina, perché la Juve non fa certo il titolare, Tonali. Quindi un ragionamento non è impossibile. No, non è impossibile. L'unico problema è che secondo me è tutto giusto, e secondo me nelle scelte i giocatori, comunque naturalmente le scelte di cuore, al di là di tanti aspetti che ci sono in una scelta così, naturalmente possono incidere. C'è da dire che lì ha un presidente come Cellino che non so quanto spazio lascia al giocatore, ti dico la verità.
Io l'ho avuto per 3 anni e lascerà poco spazio di scelta al giocatore e credo faccia soprattutto i suoi interessi. Sì, però se, scusami, io dico questo, a Cellino non gliene frega niente dove va, cioè nel senso gli interessa chi lo paga. Se Elliott pareggia l'offerta dell'Inter o, diciamo, facciamo un numero facile, 40 milioni, che è un valore molto alto, no? Un giocatore giovane. 40, se Elliott ha voglia di investire, invece di spendere i soldi e buttarli via, investe su un giovane italiano di qualità e gli può mettere 40 come li mette la Juve, come li mette l'Inter. In questo momento c'è un proprietario forte, facciamo stare il fair play che avrà anche un anno di deroga magari al Milan. Però a quel punto, se Cellino arriva all'offerta, non è che sta a guardare che è arrivato, che i soldi sono del Milan o dell'Inter a parità di condizioni. No, auguro assolutamente. Poi non so se ha dei canali privilegiati su con qualche squadra. Cellino ha dei rapporti. Io mi ricordo i tempi, per esempio, con Galliani. Cellino andava molto d'accordo, cioè aveva l'ha detto la trattativa su Azzo, che mi ricordo doveva andare al Milan ai tempi, che era un mio compagno di squadra. Poi andò all'Inter. Il resto, comunque, aveva un ottimo rapporto con Galliani. Non so con questa società, con i dirigenti che ci sono adesso, come, in che rapporti sia. Io credo che Tonali al Milan sicuramente sarebbe una grande opportunità sia per lui che per il Milan, però tra un anno ancora. Io credo che Tonali un altro anno di Serie A, secondo me, li farebbe ancora bene. E invece in attacco, tantissime domande, ci sono tantissime domande per Sì, vedo un po' e sintetizzo. In attacco hai parlato di Ibra. Indipendentemente però da Ibra, ti chiedo come vedresti Icardi e se puoi consigliare magari un attaccante da inserire là davanti per il Milan. Molto molto bene, pensavo addirittura andasse a gennaio prima che di andare al Paris Saint Germain, pensavo veramente facesse la scelta di venire nell'altra sponda milanista. E un altro giocatore importante, mi spiazzi un attimo così su due piedi, c'è da dire, te ne dico uno di alto, a me che però è in una squadra molto blasonata in questo momento, anche insieme secondo in classifica, è Correa, un giocatore, però stiamo parlando di un livello già molto alto, però è un giocatore che si adatterebbe benissimo a una prima punta, è un giocatore secondo me non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, io l'ho commentato parecchie volte, ed è un giocatore veramente forte, davvero, sulla quale una società come il Milan potrebbe puntare, ecco, se dovesse puntare a un giocatore veramente in prospettiva ancora giovane. Scusami, volevo dirti, un altro nome che si è fatto insieme, forse l'ha fatto più il procuratore che lui, però che gira sempre in ambito Milan e che secondo me farebbe bene fare il vertice basso con Bennacer che si sposta a fare la mezzala, se non arrivasse appunto Tonali, e Torreira. Tra l'altro con i legami che ha anche Singer e Gazzidis con l'Arsenal. Come lo vedresti Torreira, un ritorno di Torreira in Italia, a Milan? Mi piacerebbe, l'unica cosa è che credo Bennacer non è altissimo, Torreira anche lui a livello di statura non è alto neanche lui, e ci mettiamo Bakayoko come terzo però credo che due così piccoli in mezzo al campo, non so in Serie A chi se li possa permettere, poi se dovesse magari anche andare non so in Europa un domani, visto che sono comunque giovani, credo che sia un po' complicato giocare con due giocatori così in mezzo al campo. Abbiamo fatto vedere intanto le foto con Gattuso e Seedorf, due ex allenatori, degli ex che ha avuto il Milan. Alessandro, secondo te il Milan con Gattuso avrebbe potuto comportarsi diversamente, avrebbe potuto dargli un'altra chance? Ecco, io nutro questa idea che non vedrò mai, ovviamente, non vedrò mai se la mia considerazione è giusta o meno, perché pensavo che il Milan quest'anno con Gattuso e con Ibrahimovic, secondo me, poteva essere l'anno giusto per avvicinarsi al quarto posto, perché Gattuso aveva dato un'identità, era credibile agli occhi dei giocatori, uno come Boban non era Leonardo, quindi per lui era una spalla in più. Io pensavo e credevo potesse fare ancora un anno molto bene. Ha fatto benissimo la scorsa stagione, ha fatto un gran lavoro, e lui, secondo me, è un po' il contrario di Giampaolo, secondo me ha un grande appeal sul gruppo, ha una gestione del gruppo fenomenale, perché l'aiuta anche la grande carriera che ha fatto, che era comunque un leader, era un leader carismatico, era un esempio per tutti, quindi quello è un valore aggiunto che se lo riporta adesso da allenatore. Secondo me poi il Milan ha optato per una scelta, secondo me voleva un allenatore con delle idee un po' innovative, un po' nuovo, di qualcuno che potesse dare
un gioco vero e proprio a una squadra come il Milan, e siccome in Gattuso non vedeva quel tipo di allenatore che potesse dare appunto un'idea, di tessere quel gioco che secondo me al Milan magari tanti l'anno scorso hanno criticato, che poteva mancare, dicevano tante volte che giocava sugli avversari, che non aveva una propria identità, e quindi quello secondo me è un po' quello che ha pagato Gattuso, nonostante secondo me abbia fatto un lavoro incredibile da grande allenatore. Ale, capitolo Donnarumma invece, sappiamo che lui è un anno dalla scadenza, quindi o il Milan rinnova il contratto, ma io la vedo durissima, o lo cedono quest'estate o va via zero poi tra un anno. Personalmente ritengo che Donnarumma sia fortissimo, faccia grandissime parate, ma che abbia sempre qualche difetto di troppo, e che quindi venderlo, liberandosi anche di un ingaggio molto alto, potrebbe essere tra virgolette il minore dei mali, piazzando in porta un portiere un po' più normale e spostando magari quell'ingaggio a centrocampo piuttosto che in attacco, in un periodo in cui sappiamo non si possono fare grandi spese. Tu lo vedi fondamentale o può essere sacrificabile? Da milanista penso che comunque sia in prospettiva uno dei portieri veramente più forti che ci saranno, cioè potrebbe veramente essere il nuovo Buffon, questo italiano, quindi mi auguro che rimanga al Milan, però come dicevi tu secondo me potrebbe migliorare la squadra in più reparti, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che potresti vendere molto molto bene, e quindi potrebbe far migliorare anche il resto della squadra, perché comunque c'è da dire che in una squadra fortissima il portiere fa ancora più la differenza, ma se la squadra è normale comunque il portiere limita i danni, ma non è, siccome se tu puoi migliorare in vari reparti la squadra aumenterebbe ancora di più il livello di essa, quindi siccome da quel punto di vista potrebbe essere sacrificabile. Ha capito, avvocato? Sì, sono abbastanza, mi sto convincendo sempre di più io, ecco. Che forse la pedina di scambio deve essere Donnarumma. Certo che se poi non mi prendi o Tonali o Icardi, allora mi tengo Donnarumma, cioè se lo cedo solo perché devo ridurre il monte ingaggi, no. Tra l'altro ho visto uno che faceva un'altra domanda. Giusti, non so... perché, scusa, No, vai Ale, vai. No, credo che sia fondamentale poi fare gli acquisti giusti, perché comunque io penso che il Milan in questi anni abbia speso tanto, e non benissimo, quindi poi se tu prendi tanti soldi ancora una volta... Sbagli qualcosa sotto l'aspetto delle scelte. Io credo ci siano bisogno di due o tre giocatori che facciano veramente la differenza, ma giocatori già pronti, non so, il Modric di turno, cioè giocatori che hanno già esperienza, che facciano fare un vero salto di qualità alla squadra. Sì, l'unica cosa che faccio sto ragionamento qua, no? Fatemelo fare, perché poi non ci sono i risultati, ma poi c'è anche la fede. Qua abbiamo un ragazzo che ha girato l'Italia, anche per quello forse è andata bene. Puoi fare il commentatore che ha giocato praticamente in tutte le squadre, Ale. No, a parte le battute, dai. Noi abbiamo un giocatore che vuole stare al Milan, ama Milan, e andiamo a prenderne uno che ha tradito la sua squadra, non la ama e si porta pure il problema Vandanara in casa. Francamente farei veramente delle valutazioni. Porta anche 30 gol però, Sì, vediamo se li fa 30 gol, che nel Milan 30 gol li fa solo Ibrahimovic giovane, secondo me, però vabbè, bisogna vedere, se no può essere che porti 30 gol, non basta solo la punta, che la punta anche nella seconda parte di stagione ce l'avevamo, perché non, io penso che tra Ibrahimovic che è arrivato adesso e Icardi non ci sia questa differenza pazzesca. Chiaro, Ibrahimovic è a termine, Icardi ha ancora tutta la gara davanti, puoi costruirgli gli altri inserti intorno. Però non vedo questa differenza abissale. Tra l'altro Ibrahimovic gioca più con la squadra rispetto ai Cardi, però vabbè, ma è una mia valutazione. Ma metti che ci dia anche qualcosa in più, però perdi il portiere, e quindi secondo me non basta il cambio, cioè il Milan deve investire. Tra l'altro l'ha detto forse qualcuno dei nostri, poi c'erano altre domande per Ale, quindi lascio la parola a Michael, però noi non possiamo stare, lo dico io perché lui non lo può dire, tra l'altro il commentatore già oggi ha detto cose non banali, mi fa piacere Alessandro, sì, anche, però noi non possiamo stare con i difensori centrali che ha il Milan, cioè io ti invito a fare una valutazione dei difensori centrali delle altre squadre che competono, ma anche la stessa Atalanta ha dei difensori molto più forti, tant'è vero che Masiello va a Genova, che è la quarta riserva, e il Genoa cambia volto e si stava salvando, tra l'altro partita incredibile anche di Masiello a San Siro col Milan viene a vincere. Chi è che è la quinta riserva, dopo Masiello dell'Atalanta, viene a Milano e fa titolare, se non si fa male Gabbia non gioca. Quindi il Milan deve investire su un centrale fortissimo e non può
prescindere da questo, perché bisogna far crescere anche Romagnoli, so che è assurdo dirlo del capitano del Milan, bisogna far crescere Romagnoli, quindi ci vuole un centrale forte, un altro a centrocampo di livello di Benasser, di qualità, se non è Torreira, Tonali, eccetera, eccetera, il centravanti, se mi togliete il portiere, anche il portiere nuovo, e poi a destra la fascia destra che è da ricostruire, perché abbiamo visto che purtroppo Calabria e Conti, io la dico in positivo, non voglio fare il cattivo, non sono ancora pronti per fare i titolari a destra nel Milan. Ci vuole uno di esperienza, come hanno il tema terzini, ce l'hanno un po' tutte le squadre, ma in particolare ce l'ha anche il Milan. Lascio le domande di Michael, perché c'era qualcuno che chiedeva di Paquetà e Castrovilli. Esatto. Intanto, come inquadri Paquetà nel centrocampo? Cioè, tu hai capito che ruolo è Paquetà, che ruolo può fare, qual è il ruolo più congeniale? E poi, sì, lo scambio mi sembra molto, 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 molto difficile. Però daresti un'altra chance a Paquetà? Cioè, collocacelo tu, Paquetà, Alessandro. Perché obiettivamente anche io Paquetà non ho ancora capito bene le caratteristiche, perché comunque è fatto come un giocatore tecnico, poi invece ho notato anche che ha qualità forse più fisiche che tecniche, perché poi ha tecniche secondo me, ma le mancano un po' i tempi di gioco, perché ha provato a fare il trequartista, quindi non aveva tempi di gioco per fare quel ruolo, quindi l'hanno messa a fare la mezzala, quindi qualcosa deve secondo me imparare a livello di tempi di gioco proprio del campionato italiano, quindi bisogna dare quel periodo in più esattamente, perché per me è una grande forza fisica e per me tutto il potenziale lo deve ancora esprimere. Io un'altra possibilità io la darei, perché ci vedo del potenziale in Paquetà, poi probabilmente non è il fenomeno con la quale l'avevano presentato, perché comunque Paquetà, me lo ricordo, era arrivato come il salvatore della patria, quindi secondo me può diventare un giocatore importante di questa squadra, e bisogna dargli probabilmente un'altra possibilità. Anche lui deve rendersi conto che comunque è in una società importante dove non è naturalmente facile giocare, e deve tirare fuori quella personalità che probabilmente gli sta anche mancando in questo periodo. Tra l'altro volevo dire una cosa, scusa, fatemi dire questa cosa che ci tengo, la dico tutte le volte magari seminando qualcuno ascolta, ed è questa: l'esempio di questi anni dove non ci sono tanti soldi, secondo me è di andare a guardare, Ale la conosce bene, la Serie B e la Serie C, cioè nel senso, faccio degli esempi così random: Castrovilli giocava in Serie C, Di Lorenzo giocava in Serie C nel Novara, che ho fatto vedere la settimana scorsa, non ve l'ho fatta vedere la maglietta di Di Lorenzo, sono degli esempi per dire che si possono trovare anche in italiani, in Gabbia nella Lucchese l'anno scorso, in Italia, anche andando a guardare giocatori che magari Castrovilli farebbe titolare anche al Milan, magari andiamo a spendere per due o tre innesti importanti, ma poi intorno non spendiamo 20 milioni per avere Rodriguez, per avere Kessié, per avere giocatori che costano 20-30 milioni di euro, ma andiamo a guardare magari a chilometro zero in Italia, in altre serie, giocatori che possono tranquillamente fare. Sensi, prima di andare, che lo scoprisse il Sassuolo e poi l'Inter, giocava nel Cesena a 16 anni, se uno fa 16 anni il titolare nel Cesena, che ha Verratti giocava nel Pescara, bisogna andare a prendere i giocatori in quei contesti lì, rischiare, non dico di prendere, però rischiare due o tre nomi ogni anno, magari si dà in prestito qualcuno che si fa le ossa in B, come Plizzari è partito malissimo a Livorno, era un nostro giocatore, quest'anno finale di stagione sta facendo benissimo, da gennaio in poi sta facendo benissimo, purtroppo per due mesi, non di più, ecco, è un altro da portare come secondo portiere al Milan, farlo crescere, magari se va via Donnarumma alle spalle di Reina, ecco. Non so cosa ne pensi, Ale, di guardare, hai fatto anche esperienza come allenatore. Che dico è comunque Castrovilli che arriva dalla Fiorentina, per i tifosi del Milan e per il mondo Milan è una cosa, Castrovilli che arriva dalla Cremonese lo vedi comunque in una maniera diversa, è indubbio questo. Quindi le responsabilità del giocatore, la maturità che ha quel giocatore è totalmente diversa, quindi secondo me può incidere tanto quello, che poi ci sia anche il caso di Verratti che dal Pescara è andato al Paris Saint-Germain e ha fatto la differenza con Paris Saint-Germain, ci sono anche questi casi qua. C'è da dire che Verratti è unico anche in quel ruolo ed è veramente un giocatore strepitoso. Quindi, secondo me, naturalmente li puoi già prendere e farli fare un esperienza, tipo il Castrovilli lo vai a prendere la Cremonese, devi fare un'esperienza in Serie A da qualche parte e poi te lo tieni e te lo porti a casa nel momento giusto. Questo è un investimento da fare. Naturalmente puntare su un giocatore di B e portarlo subito al Milan, quello lo vedo un po' più difficile. La curiosità, visto che avete citato Verratti, che io, Michael e l'Avvocato Uniti abbiamo lo stesso numero di presenze in Serie A di Verratti, e questo è un onore, perché Verratti non ha mai giocato in Serie A come noi.
È un caso unico che raro. Sacrante Longoni, però stiamo parlando di uno che ha fatto più partite di Champions tutta la rosa del Milan. Allora, non so, però in Serie A è come noi. Detto questo, mi piace chiederlo agli ex giocatori, lo abbiamo chiesto anche a Virdis, a Filippo Galli. Volevo chiedere a te, Alessandro, se c'è un giocatore del panorama calcistico oggi in Italia nel quale ti rivedi in qualche modo, che magari hai detto questo mi somiglia, mi rivedo un po' come ero io. Ma ha caratteristiche un po' diverse dalle mie, però forse per il modo in cui approccia le partite, per com'è Lucas Leiva della Lazio, forse, che è un giocatore nella quale potrei vedermi un attimo. Avevo quel tipo di caratteristiche, forse lui è un po' più, ancora più tattico di come ero io, magari era un regista un po' più, mi piaceva un po' più estroso, dai, mi piaceva un po' comunque anche di, a livello di qualità. Naturalmente lui è un giocatore, secondo me, incredibile, a me piace tanto, in alcune caratteristiche mi rivedo un po' in lui. Anche i capelli, quando ce li aveva lunghi e tu li avevi lunghi, vi somigliavate. Quando li avevo, sì. Senti, ma quel Budel è da questo Milan? Non ho capito. Quel Budel, il Budel che giocava, che era in prestito. Se quel Milan non fosse stato così forte, ci fosse stato questo Milan, quel Budel era Milan. Queste volte questa domanda me l'ha fatta in tanti. Credo che una possibilità perlomeno l'avrei avuta in questo Milan, secondo me, perché comunque davvero... Giocava anche Michele Ferri, ve lo dico già io, guarda, anche Michele Ferri. A quei tempi io credo che una possibilità perlomeno di partire in rosa, con un ritiro, penso che l'avrei avuta e me la sarei giocata. Poi non lo so se sarei diventato un giocatore da Milan o no, ma sicuramente bisogna anche vedere il periodo storico nella quale tu capiti in una rosa nella quale ci sei. Però non nego che ho anche la fortuna di aver giocato forse negli anni più belli della Serie A, anche dell'ultimo periodo, quindi io ho giocato veramente contro dei fenomeni veri e propri che tanti rimpiangono ancora oggi in questo campionato. Sì. Alessandro, tu hai commentato il Pordenone, ti è capitato di vedere il Pordenone quest'anno? Sì, la partita, forse l'esordio del Pordenone in B quest'anno, credo di aver commentato. Ecco, perché ci chiedono di Pobega, che è un centrocampista del Milan, di proprietà Milan, che sta facendo benissimo in Serie B e tanti lo inseriscono anche nelle graduatorie dei giovani migliori, più attenzionati, più seguiti e con più prospettiva. Pobega quest'anno si è fatto spazio mica da ridere. Io personalmente ho visto poco nulla di lui quest'anno. Chiedo a te se hai visto qualcosa di descrivercelo, perché veramente in tanti pensano sia già uno da Milan per l'anno prossimo. Secondo me è un giocatore sulla quale si può puntare, poi non so se sarà da Milan o no, naturalmente adesso gioca in Serie B nel Pordenone, che sta facendo un ottimo campionato, però sappiamo bene che tipo di piazza sia, sei senza pressione, sei per un giovane è il massimo, perché comunque sbagli partita è un'altra possibilità, quindi secondo me deve fare ancora un attimo di esperienza un po' di esperienza in più. Però secondo me è un ottimo giocatore, intanto ha grandi tempi di inserimento, è uno che fa tanti gol, quest'anno ha fatto 2 o 3 gol veramente belli, se vi capita di andare a vederli guardateli, è mancino, quindi comunque è un giocatore che si adatta bene a giocare a mezzala sinistra, e poi ha grande fisicità, comunque è ben messo e strutturato a livello fisico, e comunque anche come giocatore vedo molto umile in campo, quindi uno comunque che si applica, è sempre molto attento a livello tattico, è un giocatore secondo me da seguire, che sta facendo davvero bene. Intanto da casa fanno i complimenti, bravo e umile. Qualcuno dice che Poli, che ha giocato anche nel Milan, ti somiglia. Io penso che tu abbia caratteristiche diverse, però forse percorso e sacrificio in qualcosa c'è Budel in Poli o viceversa. Sì, ma lui è un po' più mezzala, dai. Era un po' più abituato a giocare a 2 mediani, quindi pochino diverso da me, secondo me abbiamo caratteristiche un po' diverse, però forse l'aspetto, anche lui ha i capelli lunghi così, e quando io giocavo eravamo più o meno simili. Quindi tu correvi come un matto, però, o sbaglio? Sì, uno che correva. Diciamo che la caratteristica poi principale, io mi ricordo da giovane mi paragonavano un po' comunque ad Albertini, perché mi chiamavano il metronomo in primavera, quindi avevo un po' quelle caratteristiche lì che aveva lui, quindi dettavo i tempi di gioco alla squadra, era un po' il geometra. Quindi un po' queste erano le caratteristiche.
su di te c'erano grandissime aspettative. Io mi ricordo tifosissimo del Milan anch'io come voi tutti, e qualche anno in meno di te ho, però mi ricordo che, come diceva Michael, eri sempre sotto il possesso del Milan, di proprietà del Milan, perché c'erano grandi aspettative obiettivamente. Poi, come dici tu, però in quello era un altro Milan. Oggi secondo me saresti anche capitano, ecco. Vabbè, grazie, capitano, mi basterebbe giocare, dai, anche se non sono capitano. Qualcuno ha fatto una considerazione, secondo me interessante. Guarda, se gioca Salemaker può giocare tranquillamente anche tu, comunque lo dico io, non lo dici tu. Anche alcuni giocatori che sono arrivati non c'entrano proprio niente con la storia del Milan, purtroppo, perché secondo me non farebbero i titolari in nessuna squadra di Serie A alcuni, poi qualcuno bisogna anche aspettarlo, perché per esempio Castigliego, che sembrava non essere un giocatore, nell'ultima parte, sempre grazie a Ibrahimovic, è salito di due tacche e ha dimostrato di fare bene. No, volevo fare questa considerazione che è interessante, anche questa che ci ha scritto qualcuno dei nostri diciamo iscritti che ci seguono, che è quella di pensare anche all'eventuale, tra le varie cessioni, se deve essere sacrificabile e dobbiamo rafforzare la difesa, pensare anche alla cessione di Romagnoli. Io non lo so, non voglio dire che sia così, però se c'è di Romagnoli devi prendere due difensori centrali forti. Romagnoli vorrei vedere con di fianco un forte centrale, cosa che diciamo ultimamente non c'è mai stata. Tra l'altro, una delle possibilità, se facesse un Arachiri personale sul conto corrente e un atto di fede, potrebbe essere il ritorno magari di Thiago Silva, che continua a dire che gli piacerebbe finire la carriera nel Milan. Il Milan, tu hai detto bene prima, secondo me l'asse centrale del Milan dovrebbe avere tre giocatori, che sono tre top player deve prendere il Milan. Allora ci guadagnano sia tutti i giovani che ha, che sono molto forti, quindi come abbiamo visto che Ibrahimovic ci ha fatto salire di qualità tutti quanti. Però credo tre top player che siano ancora, che siano all'apice della loro carriera, o comunque in fase calante, ma non che hanno magari 38 anni, che ne hanno 33, 34, possono ancora fare due anni d'altissimo livello. E siccome con tre giocatori così, siccome puoi veramente far crescere i giovani che hai e far maturare proprio la squadra per poter poi ambire, e man mano aggiungi un tassello in più ogni anno. Questo è non è Alessandro Budel, è Sartori dell'Atalanta. È esattamente le parole che usa Sartori. Ti faccio i complimenti, Sartori è un bravissimo direttore tecnico dell'Atalanta attualmente. Ha preso infatti esattamente quel profilo, giocatori di qualità altissima verso la fine della loro carriera, e ha costruito una squadra meravigliosa, perché andare a prendere Ilicic quando non ci credeva più nessuno e dargli quella continuità, poi merita anche l'allenatore, il Papu Gomez, ha fatto questo ragionamento qua, proprio di andare a prendere quei due o tre giocatori che tecnicamente non penso che Ilicic sia secondo a nessuno in Serie A, no? Però si erano un po' persi magari sul finale della carriera. Il Papu Gomez uguale, era un giocatore straordinario a livello tecnico, però non era mai stato quel top. Ecco, secondo me un paio di investimenti in giocatori di livello altissimo tecnicamente, che hanno voglia di lancio, può essere che è il caso di magari di Ibrahimovic, che si rimette in gioco, cioè andare a cercare qualcuno di questi qua. Tra l'altro non rientra in quelle caratteristiche, però io ci rivedrei. A me non è piaciuto per niente il comportamento l'anno scorso, ma nel Milan secondo me ha fatto molto bene, che è Bakayoko, c'è un giocatore di esperienza anche internazionale, io lo riprenderei, uno fisico, alto, che può giocare con Benasser, ecco, è un giocatore su cui investirei un cippino di ingaggio per riportarlo al Milan, ecco. Non so cosa ne pensi di Bakayoko. L'anno scorso ha fatto molto molto bene, anche io l'avrei tenuto, anche perché ha caratteristiche diverse da tutti in rosa, anche l'anno scorso aveva caratteristiche diverse ed è stato molto utile comunque a Gattuso, e quest'anno sarebbe tornato anche quest'anno utilissimo in tantissime partite. Un capacità, caratteristiche diverse da Benasser e dagli altri, quindi penso sia un giocatore sulla quale si può ripuntare. Senti Alessandro, ci sono, visto che siamo anche in chiusura, ci sono tante perplessità sulla proprietà del Milan, sai, sono tanti anni che la proprietà del Milan è un tema molto, diciamo, fastidioso per i tifosi e per Milan stesso. Ci racconti qualche aneddoto, se ne hai, con Galliani e Berlusconi di quel Milan, voi che eravate ragazzi del settore giovanile, che avete anche portato un trofeo, c'è stato magari qualche saluto, qualche complimento da parte della dirigenza a voi più giovani, che racconti ci puoi dare di quel Milan a livello di proprietà? Aspetta, io di quegli anni non posso parlare che bene, ti dico solo che noi ogni anno
il presidente Berlusconi ai tempi, che regalava tipo a tutti i ragazzi trogeni PlayStation, l'anno dopo l'Xbox, cioè per dirti il livello di quella società, cioè era veramente con pacchi regalo così che arrivavano a casa dalle famiglie, cioè veramente stiamo parlando di una società incredibile su tutti gli aspetti. E poi noi, per esempio, quando abbiamo vinto il Viareggio, ci avevamo organizzato una cena all'hotel, non so, mi sembra i Cavalieri, quello dove c'è la stazione centrale, uno dei più belli, una sala top, ha organizzato lì a tutta la squadra, a tutto lo staff, e si è complimentato, ci ha dato la medaglia a tutti noi giocatori della vittoria del Viareggio. Quindi penso sia comunque un segno, tra virgolette, grande di un presidente che ai tempi era, penso, all'apice sotto tutti gli aspetti, come lo è ancora oggi. Quindi dedicarsi poi a una squadra di storia giovanile, dedicare una serata, penso sia stato comunque di grande valore anche per tutti. Io di questo ho un bellissimo ricordo. No, pensare che vi regalava la PlayStation e l'Xbox, e pensare al peso della PlayStation e l'Xbox sugli adolescenti, e non solo, la quarantena me l'ha fatto ricevere anche a me. Senza nulla togliere ai miei, che facevano anche bellissimi regali ai miei genitori, ma quello che arrivava dal Milan era comunque sempre il più bello. Pensa te di cosa parliamo. Va bene, Andrea, è scoccata l'ora di diretta, è stata veramente piacevole e scorrevole con Alessandro Budel, che io penso che ritroveremo presto in panchina, perché ha delle idee molto precise. Quindi ti auguro, Alessandro, di approfondire una carriera sempre sul campo, molto, diciamo, molto positiva, ecco, e vincente. Speriamo. Bello, tanto lo riascolteremo. Adesso. Piacere anche per me. Ale, intanto ti riascolteremo su DAZN come commentatore subito nella ripresa, certo, del campionato, no? Speriamo, dai, che rinizi al più presto. Adesso non si è ancora ben capito cosa succederà, però mi auguro, dai, di rivedere presto le partite. Non ti chiediamo come hai letta Leotta dal vivo, perché sennò diventa trash la trasmissione, però in privato non posso dirlo. Saluto il padrone di casa, ciao Andrea. Grazie, io sogno un avvocato Nitti presidente di un grande club con in panchina Alessandro e Michael responsabile di comunicazione. Assolutamente. Ci ricorderemo di questa diretta. Bravo. Longoni la comunicazione, io ai social e alla grafica, preferisco così. Però sai che la critica che mi fanno è che poi io prendevo sempre giocatori vecchi, Ferri, Santa Croce, Santana, capito? Ci vuole anche un po' più. Poi invece quando faccio il commentatore con voi dico no, bisogna prendere i giovani forti, capito? Bisogna trovarsi anche dall'altra parte. L'equilibrio. Grazie Alessandro. Vabbè, grazie a voi, alla prossima. Ciao Ale, grazie ancora. Grazie mille. Grazie, e a presto con tutti i video, ovviamente. Ciao a tutti, grazie. Ciao.